Allora, prima di andare sui taxi, perché qui già ci sono varie telefonate, Francesco Toscano, buonasera, buonasera. Come andiamo? Ciao. Eccoci. Ciao Giuseppe, sempre un piacere stare Sai con te, ma solo con te, però solo con te. Francesco Toscano è, diciamo, a parte che è un collega, un comunicatore, giornalista, non so manco come chiamarlo, ma è uno di Italia Sovrana and Popolare. Democrazia sovrana e popolare. Sono il presidente, per la precisione. Il presidente. Mamma mia, che onore! Aspetta che mi alzo in piedi. Il presidente di Democrazia Sovrana e Popolare. Aspetta che mi metto in piedi, perché abbiamo un presidente, che cazzo l'ha eletto come presidente di Democrazia Sovrana e Popolare? Però scusa, abbiamo... mamma mia, che onore! E come mai non lo trovi mai in nessuna trasmissione? Questo signore sono la zanzara di Democrazia Sovrana e Popolare. Perché, come mai? Perché per andare in TV bisogna essere. Se no non ti invito. Bisogna essere, scusa che mi è sfuggita la cosa, bisogna essere scemi come lui per andare in TV. Se uno dice una cosa intelligente, in genere non lo chiamo. A parte che l'altro giorno sei andato dicendo che in realtà gli europei vogliono la guerra e sono dei guerrafondai. Senti, ma qualcuno oggi al Parlamento europeo, perché Pancani è un gran signore, Pancani fa il giornalista, molto, non fa il servo del su potere. Questo sono assolutamente Pancani d'accordo. È un gran signore, vabbè, ma una persona libera, sono assolutamente gli altri sono servi, diciamo, sono simili ad altri personaggi il che conosco. Su Pancani è l'unica cosa che io condivido. Lei ha perfettamente ragione. Un gran signore e un bravissimo collega. Noi non parliamo di queste cose qui. Non perché... credo che sia tuo collega, comunque, però va bene. Lei è vice direttore del TG La 7. Vabbè, certo. Ragazzi, chi se ne frega di queste cose qua. Allora, non ho capito una cosa, Toscano. Tu pensi, come qualcuno ha detto al Parlamento europeo oggi, che la von der Leyen sia da arrestare, sia una criminale? Ma guarda, come sempre, queste sono delle semplificazioni, ma che si tratti di una persona pericolosa che ci sta portando, dentro la guerra mondiale, che sia una donna assolutamente senza senso, che sia una che trattava per miliardi di euro con burla, con dei messaggini privati, come se fosse una adolescente innamorata. Ecco, applausi per molto meno lo stanno tenendo ai domiciliari per molto meno. Ecco, questa donna ha movimentato miliardi di soldi, di contribuenti. Sì, dell'Unione Europea, certo, in maniera per salvare molto l'Europa dal Covid. Sì, esatto. Sì, vabbè, dai, smettila. Sì. E invece di stare, diciamo, in un'aula di tribunale, viene rieletto. Ma perché oramai noi viviamo in un mondo al contrario, Giuseppe. Cioè, uno più è corrotto, più è corruttibile, più si fa pagare da questi mondi, più utilizza i soldi dei contribuenti per oliare alcune strutture, e più cresce. Ma tu stai sul accusando piano politico, una persona di essere addirittura corrotta, diciamo, oliata dalle multinazionali in questo caso Giuseppe, dei vaccini. Io ho letto cosa ha detto il giudice della Corte di Giustizia, ecco, è molto svampitella. Ecco, è molto svampita, diciamo. Ecco, parlano di opacità, ecco, ma si parla di miliardi di euro gestiti in quel modo. Per te dovrebbe stare in tribunale e non al capo della Commissione Europea, questo dici tu, no? Giuseppe, ma tu immagina se il governatore, di qualsiasi regione meridionale movimentasse miliardi di euro con imprenditori privati, con dei messaggini ma su WhatsApp. Ma aveva il mandato della Commissione Europea, li ho cancellati, ma di chi parli? Non ci possono leggere. Il mandato della Commissione Europea sarebbe già al 41 bis, siccome lei è espressione del potere profondo, fa quello che le pare. Comunque io non capisco questi poveretti qui, quanto vale elettoralmente sta roba? Ma non lo so, Mi interessano le idee. Ma che idee sono? Le idee di un folle che dice che va arrestata la von der Leyen? Che idea ma era? Perché secondo te è normale gestire tutti quei soldi in quel modo così opaco? Ottima. Ma secondo te è normale? Dio, l'unica cosa secondo che io qui sento, vedo, se tu facessi il giornalista, sei tu. No? Se tu facessi il giornalista, no? Cercheresti di spiegare al tuo pubblico che i soldi pubblici non si gestiscono in quel modo. E infatti li ha gestiti benissimo e ha comprato i vaccini per tutta l'Europa. Siccome fai un altro mestiere, allora difendi. Ecco, prego, Giuseppe. Ti chiedo una cosa definitiva. La NATO per te è un'associazione di criminali? Giuseppe, la NATO, l'abbiamo detto tante volte, è il braccio armato del globalismo morente, cioè la NATO è il braccio militare di questa... Sì, di ma questa... sono criminali, secondo te vanno, sono criminali, va sciolta, che ci dobbiamo fare con sta NATO?
Ma tu come le chiameresti? Un gruppo di persone che volutamente mandano tutti gli ucraini a morire? C'è una generazione intera di persone a morire, sono gli ucraini che si difendono grazie anche alle armi che gli diamo. È diverso. Gli ucraini hanno scelto di difendere il loro paese. Scusami, spiega questo genio della lampada. Che gli ucraini, scusami, spiega a questo gentile signore, che gli ucraini non è che combattono perché gliel'ha detto la NATO, scusa, però. La logica vuole i suoi diritti. Spiega a questo povero idiota. Spiega a questo povero idiota sovrano e popolare. Sovrano e popolare. Al presidente, scusami. No. Diciamo le cose come stanno. Al presidente, porca troia, ragazzi. Stiamo parlando col presidente. Ma ragazzi, ma porca troia, ma stiamo parlando col presidente. Presidente, democrazia sovrana e niente meno che popolare. Porca troia. Stiamo parlando col presidente. Grazie, Toscano. Grazie. Scusa, presidente, presidente sovrano, grazie. Gli ucraini combattono perché vogliono combattere grazie, loro. Grazie. Nel business, per fare la parte del leone.